Ciao a tutti, benvenuti nella mia vostra amica. Sì, altro video shopping. Sì, haul di Tiger. E poi siamo andati da Bath & Body Works. Bellissimo, bellissimo. Dopo, prima vi faccio vedere le cosine che ho trovato da Tiger. Grande ritorno da Tiger della Nika. Però ho trovato gran poche cose, cioè poche cose, cosine che mi piacevano, che mi potevano interessare, solo queste. Vi faccio vedere la prima cosa grossa, che poi era anche aperta, l'ho fatta aprire anche al cassiere lì perché avevo paura che mancasse qualcosa. È appunto lo scrapbook, questo il kit che io prendevo sempre, se vi ricordate, ne ho fatti parecchi e niente, mi rimetto dietro un po' a farli. Questo qua di San Valentine, che contiene tutti i fogliettini, sticker. Adesso andiamo ad aprirlo insieme e costa 6 euro. Andiamo ad aprirlo e a togliere tutto l'ambaradan. Allora, questo kit contiene le quattro bustine, potete metterle su per decorare, fare quello che avete voglia voi. Aspettate un attimo che mi allargo un attimino, così. Poi due paper washi tape, questi di carta, in cui uno c'è scritto "Oh la la, oh la la, San Valentino, eccolo qua, fra un po' arriverà", ok? Poi questo con scusate, i cuoricini. Rosso con i cuori shine, tutti colorati. E questi sono gli uscini, i paperini, i paper tape, washi tape. Poi ci sono le card, tutte colorate, you, con le freccine, questa con i cuoricini, questa con le righine e quest'altra con i cuoricini. Ecco qua. Poi ci sono tre fogli di sticker. Queste che me le avevano già fatte, mi pare un anno, sì, sicuramente, però non credo di avercelo rosso io. Ce l'ho lì, sì, no. E, vabbè, con la scritta Love, la boccuccia, il cagnolino, i cuoricini, qua i due cagnolini bianco e nero che ci danno il bacino, ci abbracciano forti forti, la freccia, insomma, qua poi arcobaleni, lucchetti, chiavi, love, scritte, cuori. Insomma, di tutto e di più. E sono tutti sticker, questi tre foglietti di sticker. E poi questo kit contiene appunto il quadernino. L'ho rovinato, Questo dove qua potete inserire una foto o quello che avete voglia voi. Insomma, dipende come lo decorate, come lo fate, per cosa lo usate, come lo... Insomma, io andate a vedere i miei video, sapete che io li ho fatti, anche quello della Family, con su tutta la nostra storia della famiglia. Ho fatto quello delle LOL, ho fatto quello delle Gorgeous, ho fatto lo scrap di altre cose, tutti i decorativi del mio cane. Dovrò fare quello di Spike, è vero. E adesso questo non lo so, vedremo cosa lo userò a fare per altre cose, insomma. E niente, andate indietro nel tempo nel mio canale, dove io mostro tutti i miei scrapbook. Andate a vedere il video, se vi siete creative, che vi può interessare, ecco dove lo mostro. E questo è il kit appunto che vendono da Tiger, ormai lo conoscete benissimo, quasi tutte le amanti di Tiger, insomma, l'ho fatti vedere nei miei anni migliori quando trovavo tante cose stupende da Tiger. Poi, allora, non ho speso tantissimo, Anche perché non è che ho trovato tantissimissimo. Purtroppo, ragazzi, da Tiger io sono messa così. Negli ultimi anni qua non fa più le collezioni di una volta, ecco. Però ho trovato, non mi ricordo se 2 o 3 euro, questi qua, paper tape, che adesso andiamo ad aprire. Ad aprire, aspettate che qua c'è. Cercavo anche un altro tipo di paper tape che non ho trovato, logicamente, perché quando vado io vedo certe foto su Facebook, Instagram, così, ma dopo non trovo mai un cavolo. E sono tre. Con i cuoricini, se riesco a farli uscire, forse riesco a farveli vedere. Ecco qua, paper tape, questo con i cuoricini, le aragoste. Ce n'erano anche un altro con l'arcobaleno, quello, ma non l'ho trovato. Caspiterina, washi tape, paper tape. Questo azzurrino con l'aragostina al cuoricino, questo rosino antico con tanti cuoricini e questo qua con fiori, picche, cuori, quadri, qua un po' tutto così. Sono carini, dai, ci sta. Adesso li lascio fuori perché poi li metto nella mia Alex dove ho tutti i miei washi. Scusate, eh. E poi ho trovato questo libricino qua, 1 euro, che poi sono tutti stickerini, vedete, tacchete, tacchete,
con triangolini, cuoricini, stelline, insomma tutti un po' colorati, sono tutti uguali, non so quanti fogli sono, 10 fogli, tutti così con i cuoricini e stelline, ma questi sono sempre utili, a 1 euro ho detto fammeli prendere, tutti pieni di stickerini, e tanto li facciamo così. Poi ho preso evidenziatori, questi qua non so, mi piacevano, 3 euro, con i cuoricini, credo che sia la collezione di San Valentino, non lo so, ditemelo voi nei commenti, ma che stupendi, sono belli. Mi piacciono un sacco. Ecco, faccio vedere qua all'interno. Qua. Che bello, scrivono anche bene. Qua abbiamo l'arancio, il viola. Poi si stacca tutto così bello questo. Il rosa. Bello, scrivono anche benissimo. Il verde. Il giallo. E l'azzurro. E sti cavoli. Come fai a far uscire l'azzurro? Ah, forse no. No, non c'è allora l'azzurro. È un fake quello. Cioè, scusatemi adesso, abbiate pazienza. Eh no, l'azzurro non c'è, chiude. Chiude il cuore così. Però è bello, è fatto bene. Niente, questo lo lascio fuori anche questo perché dopo... Poi ho preso un po' di gommine perché c'erano i set di gommine e allora vediamo questo com'è, era lì in parte a questi uscini qua, vediamo cosa c'è dentro perché sinceramente non lo so. No, ma che meraviglia è, ma che pucci sono, ma che belli siete, ma adorabili, ma sono dei patatugioni. Cuoricioni belli, vanno tutte nella mia collezione di gomme. Se vi interessa ditemelo nei commenti che vi faccio vedere tutte le mie gommine, perché sapete che io colleziono le gomme. Ma che pucci sono questi Teddy qua con le gomme. No, sono fantastici, bellissimi, 3 pezzi, ma che magnifici, ma che amori. Non pensavo c'era dentro questi, non avevo capito, pensavo ci fossero dentro delle gommine, ci saranno dentro dei cuoricini, delle cose, che c'è scritto eraser, insomma gommine. Bellissimo, top. Poi ho preso queste 1 euro o 1,50 euro, non mi ricordo. Aspettate. Ok. E queste appunto sono gommine e dovrebbero essere queste 5 qua. Infatti sono questo. Tacchete. Questo diamantoso qua. Questo draghetto, credo la faccetta di un draghetto, sì. Poi il pianeta qua e l'unicorno. No, sono fantastiche, bellissime. E poi appunto io volevo i paper tape, visto che ci sono di questi, ma non li ho trovati. Ho trovato le gommine, queste 1,50 euro, sono sicurissima. Quelli erano forse nelle cose da 1 euro, queste mi pare, però non vorrei dire una cosa per un'altra. E anche questi sono le gommine. E c'è lo skate qua, il ok qua la gommina, il flash qua, il poi la matitina, ma che carino, e l'arcobalenino qua, c'era anche la matitina, quella che non l'ho presa, e sono fantastici, che dire. Dai, queste sono le mie cosine di Tiger, adesso vi faccio vedere Bath and Body Works, sono proprio anche lì due cosine che ve l'ho messe dentro in questo video qua per non fare un altro video a parte, ecco. Perché comunque sono proprio due cosine e io adoro anche mia figlia quel negozio qua. Ci siamo presi una crema delle maniche, una crema maniche, la fine del mondo. Infatti siamo appena tornati, mi sono appena cambiato, ho messo il mio pigiamotto, però sono qua tutta ancora improfumata, perché quando vai dentro poi acque profumate da tutte le parti, ci sono lì i tester, non c'è, puoi provare quello che vuoi, anche le creme te le provi, sono qua ancora infatti che profumo di tutti i disinfettanti che hanno, sono una cosa spettacolare. Aspettate che sposto Tiger di qui e andiamo con appunto questo negozio che è fantastico, e anche qua ti mettono la velina come da Victoria's Secret e te la improfumano tutta con lì alla cassa, hanno 3 o 4 boccette delle loro acque profumate lì. E non vi dico il profumo, la lascerò qua un po' sulla scrivania, così mi fa questo profumo fantastico. E ho preso proprio 3 cosine, che sono buonissime. E una è questa crema mani, Happy Birthday, and cream, cioè, è, non so, che io non riesco a capire, è vanigliosa, è color giallino, un po' cacchino qua così, ma è una cosa fantastica. Hanno un profumo le loro creme che sono la fine del mondo. Io poi ne avevo un'altra che avevo preso un po' di tempo fa, era buonissima,
E adesso che ci sono i saldi, ne abbiamo approfittato un attimino. Questa, poi ho preso, sì, 4,70 euro è scontata. E i disinfettanti 2,10 euro scontati. Uno è questo qua, gingerbread, e questo winter candy apple. E sono, peccato che non potete sentirli, non so cosa dirvi, sono buonissimi. Mamma mia, questo qua è una cosa impressionante. Buonissimi, io adoro. Poi ha delle quelle profumazioni in questo negozio qua, che è uno spettacolo. Sono veramente buoni, buoni. E niente, dai, io spero di avervi tenuto compagnia con questo video. Un po' di ritorno, un piccolo ritorno da Tiger e Bath & Body Works. E niente, fatemi sapere nei commenti tutto quello che volete. Sono qua pronta a rispondervi. Appuntamento al prossimo video. Ciao, ciao, dalla Nica. Bacioni, 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 bacioni.